faccia. I giovani soldati morti non parlano, ma non di meno sono nelle tranquille case. Chi non li ha uditi? Siamo morti, ricordateci. Dicono, abbiamo fatto quello che potevamo. Dicono, se le nostre vite e le nostre morti furono per la pace una nuova speranza o per nulla, non possiamo dire, siete voi a doverlo dire. Dicono, noi vi lasciamo le nostre morti, date loro il significato che si meritano. Fummo giovani, dicono, siamo morti, ricordateci. Nessuno sa più chi tu sia, soldato di fanteria, coperto di erbe e di terra, vestito del saio di guerra. Nessuno ricorda perché, posata la vanga, il badile, portando a tracollo il fucile, salivi sull'Alpe, salivi, cantando di piombo morivi, ed altri morivano con te. Ed ora sei tutto di Dio, il sole, la pioggia, l'oblio, talvolta che il nome di fronte, non sei che una croce sul monte, che dura nei turbini e tace, caduto di gloria e di pace. Al milite ignoto, chi è? Un piemontese, un siciliano, un calabrese, un... Ciao a tutti, siamo qui come ogni anno in questa ricorrenza del 4 novembre che è dedicata ai morti di tutte le guerre. È un dovere che noi dobbiamo, è un dovere nostro verso quei concittadini che all'età di 20 anni presso a poco sono stati chiamati alle armi da un governo, da una nazione, per combattere una guerra della quale loro probabilmente non conoscevano nemmeno il significato. Però sono andati perché è la nazione che li chiamava. La nazione è l'identità di un popolo, quindi dietro una bandiera ci sta un popolo. Io oggi
in chiesa, mentre entrava la bandiera, ho visto una donna che baciava la bandiera. Quindi nella cultura nostra c'è questo amore verso il simbolismo, verso la bandiera, verso la nazione, e dobbiamo capire che anche in altre nazioni ci sono donne e uomini che baciano le proprie bandiere. Ma dietro queste bandiere ci sono popoli, e i popoli sono persone come noi che piangono e soffrono e muoiono quando ci sono conflitti. Noi pensavamo che di guerre non si dovesse passare a parlare più ogni anno da questi microfoni, diciamo vogliamo la pace, speriamo che i nostri governanti ci portino in un futuro di pace, però ogni anno ci arrivano gli echi di guerre lontane oppure i fragori di guerre vicine. In quest'anno noi che stanno difendendo quel popolo di massacratori che stava massacrando l'altro popolo da chi era massacrato prima. Quindi vedete, è una cosa, la guerra è una spirale che non finisce mai. Perché un popolo da quest'anno è un po' diversa dalle altre. Perché sono accaduti due eventi negli ultimi giorni. È arrivata una lettera da parte di un vecchio ufficiale di Torino che mi diceva di uno scritto del tenente Gallucci, uno scritto fatto nell'ultima ora, diciamo, della sua vita mentre moriva. Io ho telefonato a questo qua e mi ha detto, praticamente lui era un compagno d'armi del tenente Gallucci, al quale il suo comandante gli ha detto di occupare, di difendere una postazione, una collina, insieme ad altri uomini, in attesa di rinforzi. E mentre aspettavano questi rinforzi, che non arrivavano mai, questo ufficiale ha scritto una lettera che ha mandato al comando, il comando che se l'era svignata, se n'è andata, e loro sono rimasti sulla collina a morire. Questo ufficiale, girando nelle sue carte, ha trovato questa lettera che gli era pervenuta, alla quale però non aveva potuto rispondere perché c'era tutto una ritirata risordinata, e quindi gli ha detto che è sua intenzione di consegnare attraverso di noi il comune questa lettera, quest'ultimo scritto nel quale il tenente Gallucci chiedeva aiuto e aspettava ordini alla famiglia e ai familiari. E sicuramente fra pochi giorni arriverà, perché mi ha detto che ci farà una raccomandata con questa lettera. Poi un altro fatto che ci riempie di gioia nella tragicità del momento in cui è avvenuto è il rientro del soldato Ieraldi Graziani. Ci è arrivata una lettera che, in seguito a degli accordi tra nazioni, a delle paci sopravvenute perché prima non si poteva, in un cimitero della Russia sono stati trovati i resti mortali di un soldato di San Mauro, Ieraldi Graziano, del 21. Questo soldato, chiamato in guerra, è morto all'età di 20 anni presumibilmente, e le cui ossa erano rimaste sepolte in un cimitero sperduto. I familiari, ho saputo che hanno richiesto di poter portare le ossa, i resti mortali di questo Ieraldi, a San Mauro, e sicuramente noi tutti dovremo dare il massimo per accoglierlo in questo suo paese, dal quale era partito e non è tornato. Dicevo che è una cosa gioiosa nella tragedia che il soldato ha vissuto nell'età di 20 anni. Allora, io sicuramente vi do appuntamento a tutti quanti quando saranno rientrati i resti di questo nostro soldato per accoglierlo dagli eventi come si merita. Vi ringrazio a tutti.